da allenatore e te la racconto che sicuramente è stata una partita di crescita, ci rimarrà addosso per tanto tempo, ne siamo uscite bene, per cui va bene, col sorriso, fortifica, però è una partita dalla quale dobbiamo imparare tanto, abbiamo sofferto tanto, sofferto la loro aggressività, loro devo dire che sono state bravissime, non hanno sbagliato niente, hanno fatto la partita della vita, ce l'aspettavamo, però abbiamo ingenuamente fatto degli errori veramente stupidi, banali, di espulsioni prese stupidamente, ci siamo fatte spingere, ci siamo fatte anche menare, devo dire, proprio in maniera brutta. Poi devo dire che orgogliosissima di questa squadra, orgogliosissima di tutte le ragazze perché sono state grandi, non era facile stare a meno 5, è sceso il gelo, invece ci hanno creduto, siamo state tranquille tutte quante e ci siamo portati a casa questa partita. Sono molto arrabbiata perché non si può mettere in condizioni una società e soprattutto non si possono mettere in condizioni le ragazze di giocare la partita più importante del campionato, probabilmente la partita più importante della stagione in una settimana così, mettendo la partita col Padova, che è la partita più importante del campionato, a 3 giorni da questa. Non c'è stato né il tempo né la testa principalmente per preparare questa partita. Secondo, sono arrabbiata con il comune, sono arrabbiata con chi gestisce questa piscina, perché è da stamattina, anzi da ieri, che ci hanno fatto di tutto per boicottare questa partita. Abbiamo trovato mille problemi in un giorno dove dovevamo stare tranquille e pensare alla partita in acqua, invece abbiamo dovuto pensare a tutt'altro, veramente vergognoso, non ci hanno assolutamente messo in condizione di stare tranquille, dal comune non si è visto nessuno, il sindaco Bianco ci ha invitato per farsi bello in tempo di elezioni, dopodiché ci ha di nuovo dimenticato, oggi qui non c'è nessuno, non ci hanno fatto neanche una chiamata per dire tutto a posto, avete bisogno di qualcosa, e noi abbiamo fatto veramente una figuraccia con le ungheresi, ora non c'è l'acqua neanche dentro le docce, per cui è una cosa vergognosa, una piscina mandata allo sbando, la Nuoto Catania fa quello che può, ci hanno chiamato, loro stavano a Torino, ci hanno chiamato in bocca al lupo, ci dispiace eccetera, però probabilmente l'hanno data in mano a persone che non sanno gestirla e purtroppo mi dispiace, poi con la foto di Francesco là davanti, era un gioiellino, potrebbe esserla ed è uno scempio vederla così. Ci aspettavamo questa aggressività da parte degli ungheresi anche perché è nel loro gioco. Era una partita che si è impostata anche in Ungheria sulle mani, sulla fisicità e poco sulla pallanuoto, quindi ci aspettavamo questo da parte degli ungheresi. È andata non troppo bene all'inizio, però abbiamo avuto una reazione e per fortuna abbiamo vinto. Cosa avete provato in quegli attimi dove si decideva la gara? Tanta ansia, tanto nervosismo, ma anche tanta voglia e anche soprattutto il fatto che scontravi la voglia di vincere anche negli occhi delle compagne e dalla panchina, l'acqua, tutte. La voglia di vincere e di riprendere la partita, così come è stato.